Eccoci qua al Carpe Diem, io sono con Alessandro, ciao, come stai? Ciao, molto bene, molto bene. Stasera abbiamo visto un po' il dopo carnevale, no? Dopo Rioni la gente si è ritrovato qua, che serata è questa? Certo, certo, no, perché naturalmente c'è il Rione, però il Rione essendo un centro cittadino finisce tra mezzanotte e l'una, però mezzanotte e l'una è un po' prestino per finire la serata. E quindi qui abbiamo la fortuna di avere il Viale Europa con tutti i locali che dopo musica, ballo, travestimenti. Finire qua la serata. Certo, 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 certo. Il Carpe Diem. Gria e quindi serata allegra. Allegra e si socializza, è più facile socializzare per carnevale. Il Carpe Diem è un locale, diciamo, piuttosto elegante, no? A differenza degli altri locali della Darsena. Certo, certo. È chiaro che il Carpe Diem è aperto da 17 anni, anche 18 quasi. E abbiamo la fortuna di non essersi attaccati a un cliché e quindi seguiamo i trend, le mode, i cambiamenti, quindi partiti da locali stile inglese o anche un po' tipo road movie americano, eh? E ora penso che la tendenza sia un pochino più in ordine, un pochino più pulita e anche la soddisfazione personale, nel senso, quindi si vede, perché comunque è un locale che va, che continua ad andare, la gente piace, quindi è un buon, diciamo, avete fatto bene a seguire questi cambiamenti, no? Io penso proprio di sì, perché bisogna seguirli o anche a volte anticiparli un pochino, anticipare i cambiamenti sia nell'arredamento, sia nel drink, sia nel divertimento, e quindi siamo sempre lì a pensare. Visto che sto con te qui dietro al bancone del bar, c'è una cosa in particolare che bevono un po' così i clienti che vengono qua? Ma i clienti che vengono qua sono molto molto appassionati, sempre gli shot. Io te l'ho già detto altre volte. Un tempo fa ce lo preparesti. Sì, 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 sì. Lo shot è il nostro marchio di fabbrica. Tutti colorati, no? Sì, è il nostro vero marchio di fabbrica degli ultimi anni. Noi c'è una passione nostra proprio che ci studiamo dietro, ascoltiamo anche consigli magari delle gente che viene dalle barche, delle gente inglese, perché è anche una cultura molto anglosassone. Quindi tante volte quelli che scendono dalle barche ci insegnano anche o noi gli insegniamo, e quindi è un po' il nostro marchio di fabbrica, veramente. Shot piacciono moltissimo qui al Carpe Diem. Alessandro, io ti ringrazio, grazie di averci invitato questa sera. Siamo stati contentissimi, ci siamo divertiti insieme alla gente qui, il carnevale al Carpe Diem. Certo, certo, il carnevale è socializzazione, allegria e noi ci siamo fino a tardi, molto tardi stasera.